La farmacia è un'azienda in cui si svolge un servizio pubblico, perché noi siamo il primo presidio sociosanitario del sistema sanitario. Siamo un'azienda e forse i cittadini non se ne rendono conto, perché in fondo la farmacia è lì, cioè in tutte le aree, da una grande città urbana come Milano a tutte le aree rurali del nostro paese, sta in ogni centro storico, in ogni periferia, in ogni comune. E quindi nella concezione del politico non c'è il fatto che noi siamo un'azienda, perché forse funzioniamo talmente bene, va tutto bene, la farmacia fa il suo lavoro e nessuno si accorge. E quindi naturalmente soprattutto i poteri forti vogliono sempre annientarci, però non ce l'hanno mai fatta e non ce la faranno. Allora noi siamo un'azienda che deve essere sempre più orientata sul servizio pubblico, e questo l'abbiamo fatto in questi anni, abbiamo creato la farmacia dei servizi, abbiamo inserito le farmacie in tutti quelli che sono stati i piani di cronicità legati comunque a quello che è il progresso della medicina. Abbiamo addirittura inserito la farmacia nei LEA. Allora questo è un anno importante, perché tutti questi sforzi di tanti anni hanno portato finalmente alla partenza di due tavoli. Uno è il tavolo della farmaceutica, nato al Ministero dello Sviluppo Economico, che si è occupato anche di farmaci innovativi, di farmaci difficili, delle nuove tecnologie, ma che adesso vede parlare della farmacia del territorio. E a quel tavolo che si è spostato da quel ministero ed è andato in AIFA e che vede anche la presenza delle regioni, oltre che di tutta la filiera, dall'azienda farmaceutica alla distribuzione intermedia alle farmacie, noi diciamo no alla diretta, lo diciamo insieme alle aziende farmaceutiche, insieme alla distribuzione intermedia. Non esistono tre sistemi di distribuzione di farmaco in questo paese: i farmaci devono stare in farmacia, tutti i farmaci, e quelli naturalmente ospedalieri devono stare in ospedale. Quindi questo sarà un compito molto importante, affinché quell'azienda possa nelle aree rurali come nelle aree urbane trovare il sostentamento naturalmente per andare avanti. L'altra cosa importante è la convenzione. Convenzione, voi sapete che l'atto di indirizzo è partito, l'assessore Garavaglia ha detto che presto naturalmente quindi inizieranno le vere trattative con la SISAC, quindi è molto importante per noi, perché quel tavolo si lega naturalmente alla convenzione. Quindi andare verso una farmacia estremamente di servizio pubblico, una farmacia che ha la cronicità. Si stavano facendo un grande esperimento in questa regione, cioè di come le farmacie si inseriscono nella cura di un paziente cronico, che è il paziente che sicuramente è il 30% della popolazione, ma che fa spendere allo Stato il 70% delle risorse. Quindi questa è la farmacia. Noi diciamo naturalmente no all'esportazione parallela, diciamo no a tutto quello che non è la reale distribuzione del farmaco nella farmacia. Continuiamo a lavorare, cari colleghi, continuiamo a investire, ma nella farmacia. Non ci vengano strane idee, il farmacista deve stare in farmacia e deve servire tutto il giorno la popolazione per i propri bisogni di salute.